Ciao a tutti ragazzi, Zygo mi ha fatto conoscere una nuova app. Io, come sapete, utilizzo Zwift e Zygo mi ha fatto conoscere questa app, mi ha mandato questo catalogo MyBush. Ora magari qualcuno di voi dirà, è conosciuta, io non la conoscevo ragazzi, è un'app fantastica. Dopo vi spiegherò perché, praticamente è la fotocopia di Zwift. Guardate l'app cosa c'ha al suo interno. Ecco, così è come si presenta l'app. E poi andiamo su workout, c'è la collezione, poi su tutti i workout vedete quanti ce ne sono veramente tanti. Poi se torniamo indietro e andiamo sui piani di allenamento troviamo le varie discipline, anche il triathlon. Poi ci sono sia i target per aumentare l'FTP e l'inizio degli allenamenti in base alle settimane. Torniamo ancora indietro e andiamo su eventi. Sulla sinistra troviamo gli eventi premium, invece sulla destra troviamo i workout, tutti i vari allenamenti. Poi ci sono invece gli allenamenti che stanno per iniziare, vedete sono abbastanza, e gli allenamenti live, quelli che sono già iniziati e possiamo inserirci. Torniamo indietro e andiamo a vedere la mappa. Abbiamo sia l'Australia, l'Arabia, e vedete ci sono diversi piani di allenamento. Questa per esempio è l'Arabia. Sulla sinistra ci sono i vari circuiti. Torniamo ancora indietro e andiamo a vedere il nostro garage. Vedete c'è la bike che possiamo scegliere. Possiamo scegliere anche il nostro avatar, le maglie. Poi ci sono i caschi, e le scarpe, e i calzini, e i guanti e anche gli occhiali. Torniamo ancora indietro e questa è l'app come si presenta. Vedete in alto ci sono i giri, le distanze, i watt, i minuti che sono percorsi, la frequenza cardiaca e a destra la pedalata. In alto sulla destra vediamo la pendenza con la percentuale e la mappa, sotto ci sono le zone di potenza, poi ci sono i corridori, in basso sulla destra vediamo che si aprono tutti i saluti uguale a Zwift, poi possiamo sia parlare che messaggiare con i nostri compagni di allenamento. Ha 10 telecamere per posizionare la nostra visuale, come vedete, intanto che vedete le telecamere, sulla destra vi faccio vedere che c'è una piccola mappa che vi dice dove siete e chi è il vostro avversario più avanti. Ci sono i chilometri che avete fatto, la pendenza, le calorie consumate, i chilometri orari e la percentuale della media oraria che avete fatto. La cosa bella è che dal menu, anche se siamo in gara, possiamo cambiare la nostra bici, anche le ruote, e l'avatar e quant'altro. Questa è una bella cosa. Vedete anche la maglia. Poi se torniamo indietro vedete le freccette, possiamo spostare il nostro avatar sulla destra o sulla sinistra. Vedete le due freccette? Perché è fantastica questa app? Va bene che assomiglia a Zwift, ma è fantastica perché è totalmente gratuita. Quindi, che posso dirvi ragazzi? Io me ne sono subito innamorato. Fatemelo sapere sotto nei commenti se la conoscete, se l'avete provata, come vi siete trovati. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, accendete la campanella, pollice in su e iscrivetevi al canale. È gratis. Ciao!